Paola Rigoni, volontaria di questo Candido Junior Camp Oso 2018 tappa Porto Torres. Cosa vuol dire essere qua per te? Come ti stai trovando? Allora, io mi sto trovando benissimo anche perché sto conoscendo dei ragazzi straordinari e mi ricordo una frase che aveva detto mio papà in conferenza stampa. Aveva detto che bisogna vivere delle esperienze che ti portano a dire wow, e direi che anche se sono qui da 2 giorni io questo wow l'ho già trovato e quindi è la cosa più bella per me. Ecco, ci puoi raccontare questo wow, dove l'hai visto, dove l'hai trovato in questa esperienza? L'ho visto soprattutto in una ragazzina che si chiama Sara e ha 10 anni e che tra l'altro appunto dorme con me, e io non ho mai visto una ragazzina sorridere così tanto, e infatti a volte noi intanto arrivano dei palloni anche qui. Dei palloni, sì. E a volte ci focalizziamo su cose che in realtà non diamo peso, ma non hanno così tanto peso. E vedere lei che sorride tutti i giorni e che mi aiuta, a volte mi sgrida pure. E questo wow l'ho trovato in lei, soprattutto. Perfetto, e cosa vorresti dire ai ragazzi che magari non conoscono questa esperienza per farli rivenire qua a fare il volontario del Candido Junior Camp Oso? Io direi che qua si trovano a volte anche tutte le risposte, forse, che cerchiamo e che non abbiamo, perché si vivono delle emozioni che sono indescrivibili. Perfetto, adesso c'è una domanda sorpresa, se la indovini c'è un volo per l'Australia che ti sta aspettando qua fuori. Prima guerra mondiale. Prima guerra mondiale, 1914. Italia quando è entrata nella prima guerra mondiale? Non fatela vedere a papà. Devi fare ancora la quinta, quindi non l'hai fatta? Non l'ho fatta. Allora i romani. Cosa hai fatto quest'anno? Quest'anno ho fatto... A parole tue? Quest'anno 1800, in generale proprio, tutto il 1800. Congresso di Vienna? Quello l'abbiamo saltato perché era troppo lungo. Il viaggio dall'Australia, mi spiace, è partito. No, se n'è andato. No. Dai, ci vuoi salutare i tuoi amici in australiano? No, una cosa australiana, vuoi? Vai, g'day mate. Cosa vuol dire? Buongiorno ragazzi.